Salve, mi chiamo Renzo Davoli e sono professore di sistemi operativi all'Università di Bologna. In più sono l'attuale presidente dell'Associazione Nazionale per il Software Libero. Mi hanno dato il compito di illustrare la definizione di software libero. Per dare la definizione del software libero, prima di tutto bisogna definire che cos'è il software. Beh, c'è un antico adagio che dice che l'hardware e il software si riconoscono quando qualcosa non funziona. L'hardware può essere preso a calci, contro il software si può solo imprecare. Beh, questa definizione scherzosa, un po' naif, in realtà nasconde quello che è in realtà la differenza. Hardware e software altro non è che l'attuale espressione della dualità spirito-materia. L'hardware è tutto ciò che è fatto di atomi, quindi è un oggetto fisico. Lavoisier ci dimostra, ci dice che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Se dobbiamo dar retta ad Einstein, dobbiamo mettere anche l'energia in questa misura, però sappiamo che la materia è fatta da un aggregato di atomi. Se io rubo un oggetto a qualcuno, chi è stato derubato perde gli atomi e io acquisisco gli atomi. Invece il software è l'informazione, la conoscenza. Si crea, si propaga, si duplica senza costo e questa è la differenza fondamentale. Oltretutto è disponibile in quantità illimitata, più è disponibile, più se ne crea. Di nuova. E la cosa fondamentale, se si cede conoscenza, la conoscenza si moltiplica. Chi riceve conoscenza non la fa perdere a chi ha dato conoscenza. Ecco, questo è un brano di conoscenza, in realtà è un programma. Non voglio che gli ascoltatori di questo video diventino dei programmatori, ma questo programma è chiaro che con un po' di studio chiunque potrebbe scriverlo. Ci sono delle parole che vengono prese dalla lingua inglese, main include, è un linguaggio. Una volta che uno impara a parlare questo linguaggio, riesce a tradurre i suoi pensieri algoritmici, le sue modalità di soluzione di un problema in un programma. Anche questo è un programma. Questi due programmi sono lo stesso programma. Il primo, è in formato sorgente, quindi è nella versione che scrivono i programmatori, il secondo è un formato eseguibile, è la versione comprensibile dalle macchine. Questo ha fatto in modo che se la conoscenza, questa diversità, se la conoscenza relativa alla musica, alla poesia, è sempre stata immediatamente interpretabile, fruibile, con i programmi questo non si dà, cioè se viene data la forma sorgente si può capire come un programma funzioni, se viene dato l'eseguibile no, si può solo usare. E allora bisogna sfatare l'idea della pipa. Questa non è una pipa, ci insegna Magritte, perché è l'immagine di una pipa. Quelle che si comprano nei supermercati non sono programmi, sono scatole CD dei quali si avrà la proprietà. Mentre invece dentro questi CD, dentro queste scatole, c'è del software, ci sono dei contenuti per i quali si avrà solo una licenza d'uso. È la stessa cosa per i libri. Quando acquistate un libro, voi possedete il libro, cioè una resma di carta stampata. Il romanzo non lo possedete, potete solo fare delle azioni che sono indicate nella terza pagina di copertina. Potete leggerlo. Potete per ora prestarlo, venderlo, non è detto che possiate farlo in futuro con nuove licenze, non potete per esempio stamparne un'altra copia. Il software conoscenza, la rivoluzione grande che sta avvenendo ha dimostrato che
La conoscenza ha una sua essenza unica, cioè non è diverso la poesia dalla musica, dai film, la narrativa, le teorie scientifiche, le ricette di cucina e i programmi per il laboratorio. Infatti, se ieri pensavamo che un romanzo fosse contenuto in un libro, che la musica fosse contenuta in un disco, oggi sappiamo che possiamo stampare una musica in codice a barre su una maglietta, come pure possiamo trasportare il romanzo in una chiavetta USB. Tutte queste cose hanno la stessa natura, sono software, cioè conoscenza. Oggi tutto è spirito, Angelo Raffaele Meo ha dato questa definizione, pantapneuma. Siamo entrati in un mondo in cui lo spirito, il software si è liberato dall'hardware. Non c'è più bisogno dell'hardware, o l'hardware è quello che ci serve al momento. In questa rivoluzione, l'Ancien Régime sono gli antichi editori, che si chiamano anche grandi software house multinazionali di sistemi operativi, programmi applicativi, che non vogliono capire la trasformazione. Oggi l'editore, quello che mette in contatto il contatto, la domanda di conoscenza con l'offerta di conoscenza, è il motore di ricerca. Notate che se per l'hardware la proprietà fondamentale, il diritto fondamentale è la proprietà, infatti quando pensate all'hardware pensate alla casa, alla macchina, avete un diritto di proprietà ed è inviolabile, a meno di rare eccezioni, usucapione, esproprio per motivi di pubblica utilità, per il software il diritto fondamentale è la libertà. Se non ci fosse stata la libertà di software che si coniuga con la libertà di espressione, libertà di insegnamento, libertà di ricerca, non ci sarebbe l'università, le scuole, non ci sarebbe tutto questo. Esistono per il software delle eccezioni che qualcuno insiste erroneamente a chiamare proprietà intellettuale, ma non sono proprietà. Il diritto economico d'autore o il brevetto o il marchio sono diritti temporanei di eccezione al diritto fondamentale sul software, che è il diritto di libertà intellettuale. Quindi il software non è un bene ma un servizio. Infatti, il software non è una cosa che viene trasformata, un prodotto industriale che ha necessità di atomi. Il software si genera, si trasforma, si elabora. E quindi tutte attività che richiedono servizi, attività umana, lavoro, non materia. Libero open source, qui le definizioni sono diverse. Nel 1089 Stallman dà la definizione del software libero: per essere libero, un programma, o possiamo metterlo in generale, la conoscenza deve essere fruibile per ogni scopo, la libertà 0, la libertà 1. È possibile studiare il programma, la conoscenza, modificarla. La libertà 2, la libertà di trasmettere, copiare il programma o la conoscenza. La libertà 3, la libertà di poter rielaborare e portare avanti e migliorare la conoscenza, migliorare il programma e ridiffonderlo. Queste sono delle definizioni che potremmo vedere in una costituzione. Perens nel 1998 dà la definizione di open source, che è una definizione, qui è scritta ma la potete trovare in rete, fatta è come una lista da spuntare, da indicazioni da seguire. Però possiamo dire che questa è una definizione ideale. Questa è una definizione operativa. Ma se oggi questo è l'insieme delle licenze di software libero e andiamo a considerare l'insieme delle licenze considerate come open source, di fatto questi due insiemi coincidono. Quindi, nonostante che le definizioni vengano date da due punti di vista diversi, queste due definizioni rappresentano praticamente lo stesso insieme. Questo è Richard Stallman, questo è Bruce Perens, questo fa capire anche l'idea di guru della conoscenza che sta dietro a Richard Stallman, invece l'idea molto più operativa di un ingegnere che andava dai presidenti consigli di amministrazione della società a portare l'idea di open source. Oggi si usa un termine unico, è bello mettere la parola latina libre per evitare tutti i fraintendimenti che sono nella parola free con gratuito, open source con la sola idea
di dare il codice sorgente. No, di fatto è la stessa cosa che il codice libero, quindi il sorgente deve essere modificabile, studiabile e ridistribuibile. È un tipo di licenza. Il software che non è FLOSS non è, viene chiamato proprietario. Un errore grave è dire che il software non libero sia commerciale, perché il software libero è commerciale, esiste un mercato del software libero. Qui non riesco in questa presentazione a parlarvi del mercato del software libero, ma ci saranno altri interventi e potete trovare in rete come questo sia un mercato sostenibile, di qualità e soprattutto un mercato che predilige il lavoro e non la riproduzione seriale e il segreto. Quindi è un mercato capace di creare posti di lavoro veramente meritocratici. Sono software conoscenza. In questo lucido ho fatto vedere che le quattro libertà sono in realtà già scritte nella nostra Costituzione. La libertà 0 è la libertà di pensiero, la libertà 1 è la libertà di studio, la libertà 2 è la libertà di parola, di stampa e di insegnamento, la libertà 3 equivale alla libertà di ricerca. Con questo è tutto per questa presentazione, vi ringrazio dell'attenzione. Ciao a tutti, sono Stefano Zacchiaroli e vi mando volentieri un saluto come mi ha chiesto Luca Ferroni di fare per questo evento. Luca mi ha chiesto di raccontarvi un po' le connessioni tra software libero e la cosiddetta fuga dei cervelli, anche se ho preferito chiamarla immigrazione di competenze che ci sono in Italia. Io innanzitutto ho un ruolo nella comunità da qualche anno, ho l'onore di essere il Debian Project Leader nel progetto Debian. E questo, diciamo, è il mio ruolo che è stato il più visibile nella mia partecipazione alla software libero. Ho fatto tutta la mia formazione educativa in Italia, ho studiato informatica in Italia, ho avuto un dottorato di ricerca in Italia e soprattutto ho scoperto il software libero grazie all'università in Italia. Grazie a un professore che, quando studiavo sistemi operativi, mi ha spiegato i vantaggi didattici del software libero e mi ha appassionato con questa filosofia. E da allora mi sono deciso a diventare, nel mio tempo libero, a partecipare attivamente a varie comunità del software libero, in particolare a Debian. Oggi vivo in Francia, dove il software libero ha un ruolo economico molto importante. Ho guardato qualche dato che è apparso su Le Monde di recente, e lo 0,1% del PIL di questo paese, l'anno scorso, è una cifra d'affari che viene dal software libero. Lo 0,1% sembra poco, ma sono 2 miliardi di euro e mezzo all'anno, già la cifra è significativa, specie in tempi di crisi, e soprattutto, ed è più importante, corrisponde a qualcosa come 30.000 posti di lavoro all'anno. Quindi il software libero in questo paese contribuisce a tenere in vita, tenere attivi 30.000 posti di lavoro, e soprattutto in un settore che ha un tasso di crescita altissimo, molto più alto del tasso di crescita nell'IT in generale, un tasso di crescita che è del 30% all'anno. Quindi se pensate a quei 30.000 posti di lavoro, potete immaginare che se il tasso di crescita continua così come adesso, ci sono 10.000 posti di lavoro in più all'anno prodotti grazie all'esistenza del software libero. Inoltre in questo paese ci sono iniziative di ricerca e sviluppo coordinate dalla pubblica amministrazione specifiche sul software libero. Oltre a lavorare come ricercatore in un'università di Parigi, lavora anche in un centro di ricerca che si chiama IRIL, che si occupa specificatamente di software libero, per cercare di connettere assieme il mondo dell'industria, dell'educazione e della ricerca per aumentare la competitività della Francia, e in particolare della regione di Parigi, attorno al settore del software libero. Bene, questa è la situazione nel paese in cui vivo io oggi. E in Italia che succede? Iniziative del genere ne conosco poche. Conosco iniziative di formazione sul software libero, ma conosco molte poche iniziative che puntino a fare sviluppare l'economia del paese grazie al software libero. E questo penso sia un vero peccato, perché il software libero e gli investimenti sul software libero sarebbero un match perfetto per l'Italia. Perché per entrare sul mercato del software libero servono poche infrastrutture, servono pochi soldi, servono poche strutture consolidate, servono delle università di buona qualità, e in Italia le abbiamo, e serve inventiva, e in Italia spesso ce l'abbiamo. Quindi serve un match perfetto in Italia investire sul software libero, ma lo facciamo poco. Inoltre i vincoli
di ingresso al mercato sono molto bassi perché non si può o è molto difficile fare il lock-in su software libero, ma nonostante tutto lo facciamo poco. Quindi, per concludere e per venire al tema specifico di cui Luca mi ha chiesto di parlare, vi vorrei raccontare un po' la mia storia universitaria, della mia generazione di smanettoni, una trentina, quarantina di persone che erano con me al secondo anno a informatica studiando sistemi operativi e che si sono tutte appassionate di software libero. Hanno imparato dei mestieri, attorno al software libero, di sviluppatori o di amministratori di sistema, e si sono anche spesso appassionati a Debian. Di quella 30-40 di persone, 10 almeno, una dozzina, forse qualcosa di più, sono diventati sviluppatori Debian. Considerate che il progetto Debian ha qualcosa come 1000 sviluppatori in tutto il mondo, e 10 che vengono dalla mia generazione di studenti dell'Università di Bologna sono tanti. Okay? Bene, peccato che di quella dozzina di persone, e più in generale di sviluppatori Debian italiani, in Italia ne siano rimasti pochi. C'è spesso una specie di internal joke, che fanno spesso i nostri colleghi sviluppatori Debian internazionali, che scartano sul fatto che uno sviluppatore Debian italiano lo riconosce dal fatto che è emigrato, che non vive in Italia. Questo è un vero peccato, perché se il mercato del software libero fosse più sviluppato in Italia, queste persone, che oggi sono dei professionisti molto in gamba, tornerebbero in Italia e porterebbero offerte di lavoro e sicuramente potrebbero produrre nuovo lavoro attorno al software libero. Quindi un'esortazione è di pensare a misure concrete che a livello soprattutto locale si possono fare per incentivare lo sviluppo del software libero, perché questo serve non solo a riportare in Italia competenze che l'Italia ha formato attorno al software libero e a crearci lavoro attorno, ma anche ad attirare professionisti da altri paesi che hanno competenze analoghe che possono avere analoghi effetti benefici sul mercato italiano e locale. Ciao a tutti! Liberiamo i nostri PC dai vincoli imposti dal software proprietario, installando software libero per la produttività. In questo modo eviteremo di cadere nel circolo vizioso degli aggiornamenti alle nuove versioni, che ci imporranno di cambiare PC per poter sfruttare le nuove funzionalità, in una spirale senza fine. Il software libero, inoltre, ci porterà in modo naturale a usare formati standard, liberi e aperti, che ci restituiranno il pieno possesso dei nostri documenti, per sempre, senza una licenza che limita i nostri diritti. Infine, il software libero può essere usato legalmente per qualsiasi tipo di applicazione, anche in azienda, senza il rischio di incorrere in sanzioni per la copia illegale. È una scelta che hanno compiuto aziende e pubbliche amministrazioni, con una serie di vantaggi economici anche per l'economia locale, perché il software libero si appoggia sul valore aggiunto fornito dalle aziende italiane e rappresenta un'opportunità per i giovani. Perché il software libero è così importante per l'educazione? Lo dirò con i concetti di Richard Matthew Stallman, il fondatore del software libero, concetti che abbiamo riportato anche nel dossier scuola, realizzato dal PDP in collaborazione con BeFair ed Italia Linux Society. Beh, innanzitutto si può dire che il software libero fa risparmiare denaro. Questa è la motivazione più allettante, ma anche quella più superficiale, perché anche i rivenditori di software proprietario ci possono concedere le loro licenze d'uso gratuitamente, perché la copia di un software ha costo zero, quindi a loro non costa nulla concederci le licenze in uso gratuito. Ma perché lo fanno? Lo fanno perché stanno creando i consumatori del futuro. Infatti un ragazzo si assuefà all'utilizzo di un particolare software e poi quando andrà nel mondo del lavoro non potrà più farne a meno, quindi sarà costretto a pagare costose licenze. E la scuola non dovrebbe creare consumatori, ma persone capaci di scegliere, così come fa il software libero, che offre varie soluzioni per risolvere uno stesso problema. E quindi lo studente sarà consapevole del modo di risolvere un problema, non tanto di dove si trova un particolare bottone o comando di uno specifico programma. Quindi, il software proprietario non va distribuito a scuola. Neanche se gratuito, come noi non consentiamo a scuola di distribuire dosi gratuite di droga, perché non vogliamo che i ragazzi ne siano dipendenti. Inoltre, possiamo dire che il software proprietario non va usato a scuola perché ostacola la conoscenza. Un professore non potrà mai spiegare a un ragazzo come funziona un determinato programma e anzi sarà costretto a dirgli: non te lo posso dire, è vietato. E questo è contrario alla conoscenza. Quindi come può essere dentro una scuola? Ma il motivo principale per cui il software libero deve essere utilizzato a scuola
è perché la scuola deve trasmettere lo spirito civico e l'attitudine ad aiutare gli altri. Quando eravamo piccoli e portavamo le caramelle in classe, la maestra ci diceva: condividere con gli altri bambini. Ora portiamo un software a scuola e la maestra ci dice: non copiarlo, altrimenti sei un pirata. Noi dobbiamo avere la possibilità di aiutare i nostri amici, di aiutare i nostri vicini. Le maestre devono poter dire: copiate il software, diffondete la conoscenza, aiutatevi l'un l'altro. E questo è il motivo più importante perché il software libero deve essere utilizzato a scuola. Se utilizzerete software libero nelle vostre scuole, quindi riceverete come vantaggio innanzitutto una migliore offerta formativa per i vostri studenti. Inoltre sperimenterete una riduzione dei costi, minore necessità di manutenzione, aumentata sicurezza ed innovazioni tecnologiche. Questi i motivi per utilizzare software libero nella scuola. Sono Vincenzo Andrea, professore associato all'Università di Trento, membro del consiglio direttivo di Assoli e membro del comitato organizzatore della conferenza italiana sul software libero. Perché penso che il software libero sia importante nell'università? Beh, proviamo a fare un piccolo esempio. Domandiamoci perché i professori fanno fare delle ricerche ai ragazzi a scuola, anche alle scuole superiori, nemmeno pensando all'università o altri istituti di istruzione superiore. Si fanno fare delle ricerche non tanto, non solo per approfondire un argomento, che certo è importante, ma per quello basterebbe una dispensa, un libro di testo. Ma l'importante è il metodo, l'importante è che lo studente prenda in mano del materiale che ha a che fare con la conoscenza, con lo studio, col sapere, e lo manipoli nel modo che gli è più congeniale per produrre un risultato che è il risultato proprio della sua ricerca, del suo approfondimento. E perché può fare questo? Può fare questo perché il sapere è manipolabile, è riorganizzabile, riassemblabile liberamente. Ecco, questo è lo spunto da cui Richard Stallman e chi l'ha seguito sono partiti negli anni Ottanta per lanciare l'idea del software libero. Il software è come la conoscenza, e come la conoscenza il software esiste se è libero e vive e fiorisce quando è libero di circolare, di essere manipolato, di essere modificato. Allora la domanda fondamentale è: può l'università dare un messaggio che è diametralmente opposto, che è di chiusura del sapere, di quel sapere contenuto nel software, in particolare pensando a quanto è importante il software nella nostra vita quotidiana oggi, nel 2012? Forse no. Consapevolezza ed emancipazione. Ecco cosa il software libero può dare alla rivoluzione digitale della scuola italiana in corso in questo periodo. Consapevolezza innanzitutto, come quella che deve avere l'insegnante che si installa o assiste all'installazione di un sistema operativo libero sul proprio PC. Che cosa vuol dire scegliere un sistema operativo? Che cosa vuol dire metterci driver? Certo, sembrerebbero cose che devono sapere solo gli informatici, però se cominciamo ad impararle e poi piano piano, anche se non ci installiamo un intero sistema operativo, pensiamo all'utilizzo di LibreOffice e delle sue estensioni. Il fatto di poter salvare un PDF già ci insegna e ci spiega che cos'è un PDF. E poi altre estensioni, fino per esempio alla grandiosa Box of Fox, dove uno strumento da ufficio viene trasformato in uno strumento compensativo per ragazzini in difficoltà di apprendimento, così come viene usata nella distribuzione WildOS a disposizione scaricabile da internet. E poi ancora di più, imparare ad usare Scratch, dove un linguaggio di programmazione sia procedurale che ad oggetti impone alle persone di mettersi in gioco, di usare la logica, eppure con un gesto molto semplice come quello di appiccicare dei mattoncini che ricordano molto da vicino il vecchio gioco delle costruzioni Lego. Ma anche penso ad altri programmi, quale è JClick, dove le attività educative di una scuola vengono prodotte dallo stesso insegnante. E questa cosa vale per tutti, vale per gli insegnanti, vale per gli allievi, tutti insieme che lavorano su questa cosa.
e una volta che abbiamo migliorato, è una volta che siamo in grado persino di scegliere una diversa distribuzione e partecipare per esempio a grandiosi progetti comunitari come sono quelli di Wikipedia oppure OpenStreetMap. Ed infine emancipazione. Una volta che tutto questo mondo è stato scoperto, che cosa possiamo fare? Lavorare con i software liberi e aperti, senza pagare royalties, e continuando a studiare, distribuire, lavorare e programmare con i nostri software liberi. Perciò sì, tanto software libero nella rivoluzione digitale della scuola moderna. Perché la pubblica amministrazione dovrebbe acquisire software libero? Ma ci sono tantissimi motivi, perché fondamentalmente è l'unico che garantisce pluralismo, concorrenza, sicurezza dei dati, integrazione con i software in uso, continuità dei dati e non solo, la business continuity, come peraltro è richiesto anche dal nuovo codice di amministrazione digitale, interoperabilità tra applicativi, disponibilità del codice sorgente, almeno per ispezioni e tracciabilità, proprietà delle strutture dei dati, proprietà del software custom, anche questo, del software fatto su misura, diciamo dietro richiesta esplicita della pubblica amministrazione, anche questo è richiesto dal codice amministrazione digitale. Un miglior rapporto prezzo-prestazioni, garanzia di standard aperti, almeno nei dati, assenza di lock-in, trasparenza, facilità d'uso, garanzie di rispetto della privacy, accessibilità, anche ai sensi della legge 4 2004, diversità, cioè any browser, può bastare? Io credo di sì, non credo di averli detti tutti i motivi, ma sicuramente questi sono i motivi principali per cui non ha davvero senso che la pubblica amministrazione adotti software diverso dal software libero. Il mio nome è Angelo Raffaele, il mio cognome è Meo. Sono un professore del Politecnico di Torino, in pensione da quasi 2 anni. Nel 2002-2003 ho avuto l'onore di presiedere una commissione istituita dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica del secondo governo Berlusconi, Lucio Stanca, col compito di indagare sull'opportunità rappresentata dall'avvento del software libero per la pubblica amministrazione centrale e periferica. Successivamente, nell'anno 2007-2008, ho presieduto una seconda commissione con compiti analoghi istituita questa volta dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica Nicolais, Ministro dello sfortunato breve governo Prodi. Le conclusioni delle due commissioni, soprattutto della prima, hanno avuto importanti ricadute legislative. La più importante di queste ricadute è probabilmente rappresentata dal noto decreto legislativo 82/05, noto come codice dell'amministrazione digitale, che è importante per due raccomandazioni centrali. La prima raccomandazione è la seguente: una pubblica amministrazione, prima di operare una scelta a favore di un prodotto di software proprietario, dovrà confrontarlo con le prestazioni e le funzionalità di un analogo prodotto del software libero, tenendo conto di tutte le voci di costo, non soltanto del costo delle licenze, ma anche dei costi di installazione, manutenzione, personalizzazione, formazione e così via. Vi confesso che io avrei voluto una decisione più radicale. Avrei desiderato che, come in altri paesi del mondo, la legge recitasse: si dovrà adottare sempre software libero a meno di motivazioni molto eccezionali. Accettai però questa soluzione di compromesso per raggiungere l'unanimità dei consensi di tutti i membri della commissione, nessuno escluso. Il secondo punto importante a cui fa riferimento il decreto 82/05 è contenuto nell'articolo 68 e precisa che il colloquio tra le pubbliche amministrazioni
oppure tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, debba avvenire sempre secondo standard di interoperabilità aperti, ossia standard ben noti nella loro operatività e privi da vincoli di brevetti o altri vincoli di proprietà intellettuale. Io penso che le conclusioni raggiunte dalle due commissioni e poi riprese da quel decreto legislativo siano potenzialmente molto molto importanti, molto più importanti di quanto a prima vista si possa pensare. Sfortunatamente il nostro paese è caratterizzato da leggi severe, temperate dalla loro generale inosservanza, e anche quel decreto legislativo non fa eccezione. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche generalmente lo ignorano, con un costo molto molto alto per il sistema paese. Secondo conti approssimativi ma prudenti, il nostro paese spende per licenze di prodotti software cifre dell'ordine del 1 miliardo di euro all'anno. Secondo altri conti, queste cifre sarebbero addirittura di un ordine di grandezza più elevato. Questa è la prima considerazione importante che vorrei fare a questo proposito. Il software libero comporta una drammatica riduzione dei costi. Ma al di là di questo fatto c'è una seconda considerazione per la quale il software libero assume un'importanza rivoluzionaria. La seconda considerazione è la seguente: stiamo vivendo gli anni di una eccezionale, rapidissima crescita delle conoscenze globali dell'umanità. Le conoscenze globali dell'umanità sono sempre cresciute secondo una legge esponenziale, perché ogni nuova conoscenza, associata alle conoscenze pregresse, genera automaticamente nuovo sapere. Ebbene, quella curva rapidissima nella sua crescita ha raggiunto il punto in cui sta salendo praticamente in modo verticale, drammaticamente verticale. Per cui tutte le regole dell'economia, del gioco economico sono saltate, non sono più valide. Il concetto centrale dell'economia classica, quello secondo il quale lo sviluppo sarebbe basato sulla competizione, è ampiamente superato. Oggi lo sviluppo è prevalentemente basato sulla collaborazione. L'esemplificazione di questo nuovo scenario è rappresentata da Internet. Io sono convinto, come altri, che se il DNA è stata la più importante delle scoperte della storia della scienza, Internet è stata la più importante delle invenzioni, perché mai nella storia dell'uomo l'umanità ha avuto a disposizione uno strumento così potente e così efficace per la diffusione delle conoscenze e per la crescita del sapere. Un'ultima notizia a proposito di Internet. Venerdì e sabato della scorsa settimana si è tenuto a Torino l'Internet Global Forum. I lavori sono stati chiusi da un intervento del ministro Francesco Profumo, che ha annunciato che l'adozione del software libero sarà una delle priorità centrali del nuovo governo e soprattutto del progetto della cosiddetta Agenda Digitale Italiana. Io penso che abbia ragione. Il governo Monti si sta dibattendo nelle difficoltà rappresentato dal fatto che qualunque provvedimento di riduzione della spesa o di incremento delle entrate comporta necessariamente un'azione di deprimento, di compressione dello sviluppo. Il software libero, gli investimenti nell'area del software libero fanno eccezione, una delle pochissime eccezioni, perché un investimento nel software libero comporta da subito una riduzione della spesa e in parallelo un incremento dei fattori dello sviluppo economico. Grazie.
Fra tanti protagonisti del mondo del software libero, uno di cui mi piace parlare è Eben Mogren. Eben Mogren è un professore di diritto presso la Columbia University, famoso per aver scritto la licenza su cui si basa la maggior parte del software libero, la GPL. Ma non è di questo che vi voglio parlare invece della sua considerazione su quella che è la sostanza del XXI secolo. Mogren fa riferimento come sostanza del XX secolo, quindi il secolo che ci ha preceduto, l'acciaio, come il veicolo attraverso cui è avvenuto tutto lo sviluppo economico della società. Quello che adesso è stato l'acciaio del XX secolo, agli occhi di Mogren, è il software, e su questo è difficile immaginarlo in maniera diversa. Quantomeno io sono di questa opinione. Il software in questo momento è ovunque, pervasivo, e anche la necessità di informazione che l'uomo si porta dietro da quando è nato. Basta pensare ai graffiti nelle caverne, si trasforma poi attraverso internet, e internet è per eccellenza il luogo del software. Il software quindi ha un ruolo importantissimo sullo sviluppo economico. Pensiamo a quali sono le grandi aziende del momento, di cui fanno parlare molto di sé. Sono aziende del mondo dell'informatica. Apple, Google, Twitter, Facebook, sono aziende che, anche se sembra strano, hanno costruito la loro fortuna attraverso l'open source, attraverso il software libero. Già, perché potendo utilizzare la conoscenza degli altri, la conoscenza costruita, condivisa, un bene comune, qual è quello del software, a chiunque è concesso da piccolo nano di poter diventare un gigante, di poter utilizzare la conoscenza degli altri, il software, il proprio talento per costruire qualcosa di nuovo. E il software libero in questo momento è e rimane il veicolo principale per poter dare l'opportunità a nuove aziende di crescere e per poter incentivare il nostro sviluppo economico. Salve, sono Marco Ciurcine e faccio l'avvocato. Che c'entra il software libero con il diritto? Molto. Perché il software libero nasce nel momento in cui il software incontra il diritto, nel momento in cui alla fine degli anni 70, primi anni 80, il software acquisisce valore economico e quindi si fa focus sulla ricerca di forme di tutela del software stesso. Quindi, essendomi occupato di software e diritto, ho scoperto il software libero tanti anni fa e ho visto che era la cosa giusta, la scelta eticamente più corretta, e quindi da allora uso software libero. Il software libero è la cosa giusta perché costruisce relazioni etiche, ecologiche tra lo sviluppatore di programma e l'utente. Io sono sostanzialmente un utente, ma quando uso software libero mi sento di fare la cosa giusta per me e per la società. E allora che dite? Proviamo a volare alti, Fabriano? Vola, vola Fabriano! Vola Fabriano! Vola Fabriano! Vola Fabriano! Software libero!